Siamo molto felici di vedere questo appartamento, non ci speravamo e non ci sognavamo di trovarlo così bello com'è. Due appartamenti in una piccola palazzina a Sorbolo Mezzani, pochi chilometri da Parma. Ora sono il rifugio di Olena, Ania, Marina e altre due mamme ucraine, 12 persone in tutto tra giovani donne e i loro bambini, ma fino a pochi anni fa erano tra gli investimenti in pianura padana della cosca di 'Ndrangheta Grande Aracri di Cutro. Immobili confiscati all'Ndrangheta che oggi hanno un valore ancora più importante per la nostra comunità, cioè accogliere le famiglie che scappano dalla guerra. Ad amministrare i beni sequestrati col maxi processo di 'Ndrangheta Emilia l'avvocato Rosario Di Legami. Circa mezzo miliardo di euro sottratto tra Veneto, Emilia Romagna, Calabria alla cosca Grande Aracri. Il procedimento è stato complesso, si è giunti alla confisca definitiva. Ora un accordo tra Prefettura di Parma e Comune di Sorbolo insieme alla gara di solidarietà di tutta la comunità ha permesso di allestirli per fare sentire a casa ragazze e bambini fuggiti dalle bombe. Anche se essendo separati con le nostre famiglie, noi qua non ci sentiamo soli. Tutto questo grazie ai cittadini di Comune di Sorbolo Mezzani.